Salve a tutti da Sonia, bentornati su Speziata. Oggi vi propongo una ricetta vegetariana, un primo piatto, il risotto con le zucchine. La ricetta è piuttosto semplice e poco elaborata, in effetti poco discosta dalla preparazione di un classico risotto, ma vediamo gli ingredienti necessari per la preparazione. 320 g di riso fino o super fino, io ho scelto un arborio, 1,5 litri di brodo vegetale, 600-700 g di zucchine, un ciuffetto di prezzemolo, 25 g di cipolla bianca, uno spicchio d'aglio, 30 g di burro, 30-40 g di formaggio grana grattugiato, mezzo bicchiere di vino bianco, sale e pepe e olio extravergine d'oliva. La prima cosa da fare è preparare il brodo. Io l'ho già preparato e ho scelto un fondo vegetale, ma proprio a scelta si può utilizzare anche un fondo a base di carne. Trovate le ricette sia del brodo vegetale che del brodo di carne su speziata.it. E in seguito andiamo a preparare le zucchine. Dopo aver lavato accuratamente le zucchine, eliminiamo le parti non commestibili, mettiamo da parte i fiori che aggiungiamo poi alla fine al risotto e le tagliamo a cubetti. Le tagliamo prima a fette, poi le riduciamo a bastoncini e infine a cubetti con un lato di circa mezzo centimetro. Mettiamo in cottura adesso le zucchine che dovremo stufare, quindi in una casseruola scaldiamo un filo d'olio extravergine d'oliva, aggiungiamo uno spicchio d'aglio e lo lasciamo appena dorare. Inchiniamo leggermente la casseruola in modo che lo spicchio d'aglio rimane coperto dall'olio e si rosola prima, è meglio. A questo punto possiamo aggiungere le zucchine. Diamo una rapida mescolata e lasciamo che le zucchine si dorano appena. Non devono proprio prendere colore. Dopodiché aggiungiamo il sale, mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere con l'acqua di vegetazione. Abbassiamo leggermente la fiamma e la lasciamo cuocere fino a quando le zucchine si saranno intenerite. Nel caso di zucchine non freschissime che hanno poca acqua di vegetazione, è il caso di aggiungere un mestolino di brodo in modo che non si seccano troppo e rischiamo di bruciare la preparazione. Le zucchine sono tenere, quindi le possiamo spegnere. A questo punto possiamo preparare il riso. Quindi scaldiamo in una casseruola una noce di burro, aggiungiamo un filo d'olio e facciamo intenerire la cipolla. Lasciamo partire la cipolla, dopodiché aggiungiamo il riso. Una volta che il vino è evaporato, cominciamo la cottura del riso aggiungendo il brodo. Copriamo il riso con due mestoli di brodo e lo lasciamo cuocere fino a quando viene completamente assorbito. Di tanto in tanto ne aggiungiamo dell'altro. Nel frattempo possiamo frullare metà delle zucchine che abbiamo cotto, questo per rendere il risotto poi più cremoso. Ricordiamoci di eliminare l'aglio prima di frullare le zucchine. Una volta che il risotto è arrivato a metà cottura, cioè sono trascorsi 7-8 minuti da quando abbiamo cominciato ad aggiungere il brodo, possiamo unire le zucchine. Diamo una mescolata e cominciamo ad aggiungere la purea delle zucchine. Lasciamo cuocere altri 6-7 minuti. Nel frattempo possiamo pulire i fiori e tagliarli a striscioline sottili. Eliminiamo il pistillo e li tagliamo sottilmente. A questo punto il riso è pronto. I tempi di cottura vanno dai 16 ai 18 minuti in base alla tipologia di riso che abbiamo utilizzato. Quindi aggiungiamo i fiori, diamo una rapida mescolata e togliamo dal fuoco. Non rimane che mantecare il risotto, quindi aggiungiamo il burro ben freddo in modo da migliorare l'emulsione, il formaggio grattugiato e mescoliamo rapidamente. Infine aggiungiamo la spolverata di prezzemolo tritato o meglio ancora del basilico spezzettato. Vi ricordo che il risotto deve essere sempre all'onda, ossia scuotendo la casseruola deve risultare abbastanza morbido.
Il risotto alle zucchine è un primo piatto estivo molto delicato. Si può renderlo anche più leggero sostituendo completamente il burro con dell'olio extravergine d'oliva. Ma eliminando completamente gli alimenti di origine animale, in questo caso il formaggio e il burro, può essere indicato anche per chi segue una dieta vegana. Magari è il caso di aggiungere un po' più zucchine frullate che rendono il risotto più cremoso. Un saluto da Sonia e seguite i miei prossimi video.